ritrovati, buona domenica a tutti e come sempre il nostro benvenuto a Don Pasquale Pio che ci fa compagnia ogni domenica. Buona domenica a te e ancora buona domenica a tutti. Oggi vogliamo parlare dell'amore a 360 gradi, Don Pasquale, anche perché la liturgia richiama questo grande sentimento. E quello che ci ricorda il Vangelo di questa domenica, ma è quello che ci ricorda tutta la liturgia, che un po' forma, plasma la nostra vita cristiana, che è modellata sull'amore di Dio, sulla condiscendenza del Signore verso di noi. Che cos'è la nostra vita, anche se non risposta all'amore preveniente che Dio ci dona tutti i giorni, che possiamo sperimentare se solo ci soffermiamo a guardare il passaggio di Dio. Sant'Agostino diceva di temere il Signore, che passa e potrebbe anche non ritornare più. Anche noi dovremmo stare attenti di più a questo passaggio amoroso di Dio che ci interpella all'amore, ci interpella a stare più a suo contatto, a imparare da Lui, che è mite e umile di cuore. Il cuore è il centro della nostra personalità, la sede delle nostre decisioni. Quindi dobbiamo chiedere al Signore di plasmare il cuore, di plasmare il nostro cuore, oltre che il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito, per fare tutto, per fare in modo che tutto si indirizzi verso di Lui, verso l'amore per Lui e l'amore per il prossimo, due facce della stessa medaglia. Caspiterina. Allora, il Signore potrebbe dire, io vi ho dato tutto, vi ho dato l'esempio, vi ho dato le indicazioni, però c'è ancora qualcuno che insomma, non afferra bene questi concetti e va contro l'amore. Sì, ma una vita contro l'amore è una vita arida, è una vita che fallisce la propria destinazione. Noi abbiamo bisogno di un orizzonte che dice il nostro limite, ma dice anche la prospettiva verso cui siamo incamminati. Il Signore non ci impone mai di amare, eppure nel Vangelo ci dà un comandamento e noi ci chiediamo, ma comandare l'amore è effettivamente possibile? Comandare significa sempre mandare insieme, quindi questo già ci esclude dalla prospettiva solitaria. Significa condividere con qualche altro la vocazione di una vita che è di tutti, che è per tutti e che si deve esprimere ovviamente nel servizio, ci dice Gesù, nella disponibilità ad andare fino in fondo, ad amare fino alla fine, così come ha fatto Lui. Tu giustamente prima ricordavi un versetto biblico, vi ho dato l'esempio, Gesù lo dice nel contesto dell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, quando si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli. Uh-huh. Ecco, quello è l'esempio primordiale, originario dell'amore. Ed è bello che la liturgia della Chiesa ci presenti il fine di tutto, proprio quasi al termine, alla fine del nostro anno liturgico. Ormai ci stiamo incamminando verso la festa, verso la solennità di Cristo Re, che segna il termine di questo anno liturgico e ci apre ad una prospettiva nuova, che è una prospettiva sempre identica a quella precedente, ma ovviamente vissuta in una maniera radicalmente diversa. E in questo, anche in quello che sarà il nostro prossimo anno, non solo liturgico ma anche solare, diciamo anche, così, sì. Non perderemo la speranza e probabilmente ci possiamo agganciare proprio al caffè di Paolo Pugni per commentare poi insomma questo stato d'animo, questa situazione, questa condizione. Ascoltiamo. Buongiorno, buon caffè. Portare il peso della speranza a volte è difficilissimo. Capire le ferite che determinano certi comportamenti aggressivi, persino violenti, a volte è ancora più difficile. Ma che cosa c'entrano questi due argomenti messi insieme in un medesimo caffè? Mi rifaccio a un caffè di qualche tempo fa nel quale prendevo spunto da una trasmissione radiofonica in cui si parlava del Vangelo della Samaritana per trovare questi due fili che cerco di unire. Perché la Samaritana è una donna ferita, è una donna che ha commesso degli errori probabilmente, che ha un passato particolare, ma che riversa tutta questa sua amarezza in due atteggiamenti fondamentali che vediamo spesso intorno a noi. Il primo è la paura della speranza, perché ha avuto talmente tante delusioni, talmente tante ferite, talmente tante disillusioni
che non vuole più sperare, non ha più forza, preferisce rimanere chiusa nel suo buco, chiusa dentro il suo prigione di quotidianità fatta di cose faticose, difficili, dolorose, piuttosto che sperare qualcosa che poi sa già che non arriverà più. E queste ferite, quelle che hanno prodotto questa situazione, sono quelle che la fanno reagire, scattare così ad ogni piè sospinto. Perché il vero dialogo del Vangelo non andrebbe letto con la delicatezza con la quale a volte viene interpretato. No, secondo me la samaritana è dura, prende in giro Gesù. Ah, quest'acqua viva che alla fine non vado più a bere, ma figurati, ma dammela così vediamo quanto stupido sei, quanto millantatore sei. Sei un profeta, ah, vedo che sei un profeta, ti interessi degli affari degli altri. Questo è il tono con cui questa donna risponde al Signore, con cui risponde a Cristo di fianco al pozzo. E allora capire le ferite degli altri che determinano la loro aggressività, la loro violenza, credo che sia fondamentale se veramente diciamo di avere a cuore gli altri, se veramente vogliamo un mondo di pace, se veramente vogliamo il dialogo, se veramente crediamo in valori di accoglienza e altro, altrimenti è una presa in giro. Che non vuol dire giustificare, che non vuol dire giustificare ogni dolore, ogni terribile atto che viene fatto contro di noi, ma vuol dire perlomeno capirlo, comprenderlo e cercare di chinarsi su quel dolore che poi probabilmente è anche il nostro. Però noi forse abbiamo trovato qualcuno che ci ha aiutato a tirarne fuori, abbiamo ancora la speranza, abbiamo ancora voglia di sperare. Buongiorno e buon caffè. E Paolo ha lasciato il segno, se così vogliamo dire. Grazie ancora per il suo caffè. La speranza, dopo tutto, è lasciare dei segni, no? Lo diceva qualcuno. La speranza è lasciare un segno, lasciare un'impronta positiva nella vita degli altri, un'impronta bella, un'impronta che sappia di vita e di felicità. Peggy diceva che la speranza è la sorella minore della fede e della carità, che sono, diciamo, le virtù più grandi, le virtù motrici della nostra vita cristiana. La speranza è sempre quella che è stata un po' considerata lontana, sempre in tono minore rispetto alle più grandi. Invece scrive quest'autore che è proprio la speranza che porta avanti per mano la fede e la carità quando si indeboliscono, sempre nell'orizzonte di cui ti parlavo prima. La speranza ci fa vedere l'orizzonte. E noi più camminiamo, più ci avviciniamo a questo orizzonte, però sempre quell'orizzonte poi diventa più ampio e ci permette di andare avanti. La speranza è proprio questo, cercare di andare avanti con la serena certezza nel cuore che non siamo soli a camminare, ma c'è qualcuno che ci accompagna. E probabilmente tra le virtù è quella che hanno sicuramente anche i non credenti. Noi abbiamo la grande speranza con la S maiuscola, se vogliamo, ma anche chi non crede, chi non ha fede fino in fondo, probabilmente a loro la speranza non manca. La speranza escatologica è propria di noi cristiani, la speranza dell'incontro con lo sposo. Invece la speranza può rappresentare veramente una cifra e un motivo di dialogo anche con chi non condivide la nostra stessa fede. In che cosa si spera? Si spera nell'umanità, si spera in quella parte buona che vive in ciascuno di noi e che magari è sepolta sotto una coltre di cenere, di indifferenza, anche di cattiveria, di scontrosità, che ovviamente forse nei periodi più duri della storia viene maggiormente fuori. Però si spera, cioè si scommette su quanto di buono c'è in noi per farlo venire fuori e per farlo fiorire. Forse un atteggiamento che potrebbe dare fastidio, comunque potrebbe far male davvero in questo periodo, è l'indifferenza. Molto spesso siamo in preda a questi attacchi di indifferenza, no? Lo diceva anche Papa Francesco qualche giorno fa. Ci siamo abituati ad andare per strada e a non guardarci intorno, a chi sta peggio di noi, a chi soffre. Cosa si può fare in questo frangente? L'indifferenza è veramente il modo più subdolo con cui noi possiamo uccidere l'altro, mettere a tacere l'altro. Noi non dovremmo vivere in questa continua neutralità, dobbiamo prendere una posizione di fronte agli altri. Anche con il Signore nell'Apocalisse ci dice che Lui rigetta i tiepidi, rigetta gli indifferenti. O siamo caldi
o siamo freddi. Non è possibile restare nel mezzo, dobbiamo prendere una decisione forse convinta. È proprio il contrario dell'amore, l'indifferenza, più assolutamente, che assolutamente. Papa Francesco ce lo ricorda sempre, ma fin dall'inizio del suo pontificato: non è possibile assumere questo atteggiamento superficiale nei confronti della vita, altrimenti si rischia sul serio di scendere nel baratro, di fare in modo che nulla degli altri e della storia ci tocchi. Invece noi siamo nella storia, ed è proprio perché camminanti all'interno della storia dobbiamo vedere cosa fare, dobbiamo prendere una posizione. Ecco, magari nella stessa posizione ci ritroveremo fra qualche domenica più ottimisti, sicuramente. E lì significa che la speranza ha vinto. Dobbiamo deciderci per la speranza. Non è solamente, ecco, è vero, noi la insegniamo come virtù che viene dal Signore, però è anche un esercizio continuo, è anche un modo di porsi di fronte alla vita, è un atteggiamento spirituale. Grazie Don Pasquale, è volato il tempo in tua compagnia, ma ci ritroviamo la prossima settimana, anche perché di speranza, di amore verso i fratelli tutti, mi ritroverò a parlare subito dopo la pausa con un collegamento Skype. Grazie. Va bene, grazie a voi, buona domenica. Buona domenica a te.